Ciao amici di Legnano Web TV, siamo alla Protezione Animali di Legnano. Oggi visiteremo il gattile, parleremo con i volontari e scopriremo come vivono i gatti che soggiornano qua e scopriamo un po' l'ambiente. Venite con noi. Siamo con Tyson. Ciao Tyson, è un po' spaventato al microfono. Adesso prendo un po' di confidenza. Dici una cosa, come te la passi qua? Siamo con Tiziana, volontaria. Ciao, senti, ti chiedo quanti gatti ci sono qua? Ma circa, dunque, durante l'anno ne ritiriamo circa 400, ci occupiamo direttamente della sterilizzazione con l'ASL, circa 200 cuccioli, ed è importante la sterilizzazione proprio perché previene il problema del randagismo. Quindi tutti gli animali sono sterilizzati? Assolutamente sì, cioè una volta entrati viene fatto un check-up, dopodiché ci si assicura che gli animali siano in buona salute e dopodiché viene effettuato appunto la sterilizzazione se l'animale non è stato sterilizzato. Perfetto, adesso parliamo un attimo dell'affido. Allora, innanzitutto, quanto stanno qua mediamente gli animali? Ma dipende, i cuccioli hanno una permanenza abbastanza breve. Gli adulti possono stare qua anche qualche mese, però ci sono persone che vengono direttamente in gattile anche per adottare un adulto. Ok, ma la procedura è difficile o è semplice? No, assolutamente no, è facile, basta venire qua, insomma, tra virgolette si cerca il gatto con cui si ha più feeling, quello che sembra il più adatto, dopodiché si fanno tutta una serie di domande per vedere se si è abbastanza idonei e se c'è empatia, diciamo, tra l'animale e la persona, viene compilato un modulo e l'affido viene fatto. Ci sono poi magari dei controlli che vengono effettuati tramite telefonate, qualche domanda, nulla di impegnativo comunque, per assicurarsi che l'animale stia bene. Bene, allora ragazzi, approfittatene, fate un giro qua e se cercate un amico disinteressato che vi dà un po' di affetto. Anche te, se vuoi fare un appello. Sì, ecco, se volete assolutamente un gattino, venite qui da noi perché ce ne sono tanti, hanno bisogno di affetto e sicuramente sapranno darvi tanto. Grazie Tiziana. Niente, ciao.